ci eravamo visti esattamente un anno fa, un po' più in là però, perché eravamo nel giardino. Luca Zunic, di nuovo all'Hot Corner. Ciao Luca, come stai? Da paura, tu come stai? Bene, bene. Allora era per non odiare, finché poi proprio da Venezia partì, che ha avuto successo, ha avuto un percorso lunghissimo. E invece quest'anno sei a Orizzonti con La ragazza volato di Vilma Labate. Esattamente. In cui fai un'altra bella parte, Luca? Strong. Senti, com'è nata questa nuova partecipazione in un film di una regista? Poi l'anno scorso è stato Mauro Mancini, che ha fatto quel lavoro fantastico con Alessandro, certo, Gassman. Certo. E qui Vilma, com'è andata? Io e Vilma ci siamo conosciuti ai Provini e mi ricordo che c'era già Alma ai Provini, sia al primo che al secondo. Ah, cioè quindi Alma era già stata scelta. Esatto, sì. E credo che fossi io l'ultimo personaggio che dovevano trovare. E è stato subito un incontro molto costruttivo, perché comunque gli occhi parlavano. Quando abbiamo fatto il provino, io e Alma ci siamo trovati molto in sintonia, e al secondo ancora di più. E poi, insomma, poi per un attore, quando ti chiamano e ti dicono sei stato scelto, è certo, l'emozione più grande. Film. Sì, infatti sono contentissimo di aver cavalcato l'onda bene alla fine. Sì, assolutamente. Senti, da Mauro Mancini a Vilma Labate, che differenze ci sono di atteggiamento registico? Tante, ce ne sono, penso. Tante. Poi Mauro era la prima. Certo, era sì, debutto, sì, Mauro era un'opera prima. Con Mauro diciamo che ho un rapporto un po' più, se si può chiamare, familiare, perché essendo stato il primo regista che mi ha dato fiducia, per me è come se fosse un padrino artistico. Certo. Con Vilma però non ti nego che è stata un'esperienza incredibile, perché lei con le sue indicazioni mi ha proprio centrato su quello che era il mio personaggio. E infatti si vede, il personaggio tuo è incredibile, perché è la banalità del male praticamente, no? Fondamentalmente è, sì, un ragazzo che commette un atto, uno stupro, e alla fine, no, c'è questa alienazione, come diciamo, con Alma, c'è questa estranità, come se tutti in fondo fossero un po', certo, estranei a quello che sta succedendo. Eh sì, perché il mio personaggio alla fine è un ragazzo giovane che è all'interno di determinati schemi da cui non esce, e quindi quello che fa lui non è sbagliato per lui. Certo. E c'è la sua logica. Esattamente, la logica, perché lì, cresce quindi in un ambiente in cui non c'è niente di sbagliato, in cui si può fare tutto. Quindi, insomma, non è per giustificare il mio personaggio, no, però... è una violenza che, scusami il gioco di parole, io chiamerei una violenza non violenta. Certo, perché per lui quella cosa lì è una cosa quasi, certo, quasi normale, sì, perché è figlia dell'ambiente poi anche in cui è cresciuto, sì, sì, della sì, condizione, sì, sociale. Assolutamente. Senti Luca, chi sono i tuoi attori di riferimento oggi? Sei cresciuto? Come studi tu? Ti vedi qualcosa? Allora, cerchi di rubare qualcosa a qualcuno? Sì, vabbè, sicuramente guardando gli altri si prende molto spunto. Personalmente il mio metodo con cui mi sto trovando in questo periodo è il cercare... chi era Shakespeare che diceva che ci sono 7 emozioni sì, sì, nel mondo? Ecco, cercare una di queste 7 emozioni che magari non deve rispecchiare proprio la scena, ma magari tu attraverso quella ci arrivi, attraverso un'altra azione che non è quella della scena, hai avuto lo stesso sentimento. Certo. Ma chi è il tuo attore preferito oggi? Dovresti dirne uno. Là. Sai che non te lo saprei dire. No, Joaquin Phoenix, questa generazione, sì, vabbè, qua, certo, ti piace? Certo, ma è troppo facile così. E qualcuno vecchio? Cioè, tipo Brando, questi qui, ti vai a rivedere delle cose o meno? Al Pacino, vabbè, il mio idolo di sempre. Al Pacino degli anni 70? Sì. E quello forse, sì, quello con De Niro forse ha raggiunto. Sì, per me è il top lui. Senti Luca, ti faccio l'ultima domanda, che è un gioco che facciamo qui all'Hot Corner. Domani parti per un'isola deserta e devi mettere in valigia un solo film. Quale porti? Scarface. Così te lo puoi vedere, lo analizzi sull'isola deserta. Isola deserta con Scarface, Luca Zunic all'Hot Corner. Grazie mille. Grazie mille. Allora, grazie. No, tra un anno di nuovo ci vediamo qua. Qua magari spostiamo l'angolo. Speriamo. Luca Zunic. Grazie. Grazie.